Sono riuscito a lavorare polietilene e farmi la vasca che fa da fondo del mio bagno per evitare che l'acqua fuoriesca e avere un pezzo unico praticamente. Ebbene, ho deciso di utilizzare polietilene per quale motivo? Perché è il materiale che si utilizza per fare le taniche della benzina, per fare i serbatoi dei camper. È resistente, ho guardato le proprietà, è facilmente saldabile. Provando a lavorarlo, ho notato che anche si può piegare e è molto flessibile. No, anche col freddo difficilmente si crepa. Mi sono fatto la piegatrice come c'è nello short che si vede questa qui. Fatto in maniera semplice, con due cerniere e profili di alluminio. Sono riuscito ad ottenere una piega che va anche bene, nel senso non la volevo a spigolo vivo, perché così lo sporco si deposita di meno e riesco a pulirlo meglio. Però non sono riuscito a fare un lavoro fatto veramente bene. Per quale motivo? Perché il piatto doccia è lungo, è grande e la superficie da curvare è lunga. Quindi i problemi sono scaldare tutto l'angolo da piegare in maniera uniforme. Ho utilizzato un phon da carrozzieri. Le temperature sono molto importanti perché non bisogna scaldarlo troppo e neanche troppo poco. Una volta piegato ho cercato di tenerlo in modo che rimanga più dritto possibile, ma niente, ha sempre fatto. Adesso vediamo se riesco a farvele vedere. Non so se si riesce a vedere delle leggere onde, per la verità non una cosa esagerata. Dopodiché che sono riuscito a piegarlo e sembrava di averlo piegato abbastanza bene, sono venuto qui a provarlo, ho fatto qualche leggera modifica per riuscire a farlo passare bene, che si infilasse bene, che fosse più preciso, ma poi dopo l'ho saldato. La saldatura, sono riuscito a farla ermetica. Non so se si riesce a vedere. Ho praticamente saldato, ho guardato come si fa a saldarlo, mi sono fatto una bacchetta con stesso materiale e l'ho saldato come va saldato, in più dopo l'ho schiacciato e l'ho pressato in modo tale da essere sicuro che si attaccasse veramente bene. Sono riuscito a fare praticamente una saldatura che è diventato un pezzo unico. Fondamentalmente diciamo che lavorarlo si riesce, ma qual è il problema? Non è abbastanza dritto, tutto un po' ondulato, e a me questa cosa non piace, anche se potrei riuscire a tenerlo in forma fissandolo, ma non voglio. Io voglio che una volta che è fatto sia in posizione perfetta per conto suo, che la forma sia proprio giusta, cosa che non sono riuscito a fare. Tra l'altro non sono proprio preciso, alla fine non so, sono rimasto leggermente corto. Come vedete qua ho del spazio, anche se lo premo siamo quasi. Però non mi piace l'idea di dover tenerlo, di fissarlo perché stia in posizione perfetta. Quindi niente, direi non ce l'ho fatta. Non penso di fare un altro tentativo. Ho preso una lastra da 2 metri per 1 metro, del valore di circa 70 euro, spessore 3 mm. Ho fatto le prime prove perché ovviamente dovevo provare, per quello l'ho preso più grande di quello che servisse. Dopodiché, con il pezzo rimasto, ho provato a fare quello che doveva venire bene, ma non mi è riuscito. Pazienza, abbiamo buttato via un po' di soldi, ma se non altro adesso so qualcosa in più, so che volendo potrei riuscire perlomeno a fare delle riparazioni. Se ho un serbatoio in polietilene o se ho qualcosa da riparare, posso riuscirci, riesco a saldarlo, o se ho dei pezzi piccoli potrei riuscire a farli anche abbastanza precisi. In questo caso qua servirebbe o una resistenza che mi scalda uniformemente tutto il pezzo
di angolo da piegare, oppure metterlo in forno, scaldare tutta la lastra alla temperatura giusta e dopo metterla sotto stampo. Vabbè, penseremo a qualcos'altro. Non voglio utilizzare l'acciaio perché dovrei rivolgermi a qualcuno per fare tutta la lavorazione e no, non mi va. Al prossimo video.